padre assume l'annunzio a Giuseppe, e perché sapete che c'è stata un'annunzione alla Madonna Santa che sarebbe nato il Messia, e poi c'è stato anche un annuncio a San Giuseppe, il quale davanti al mistero si chiedeva che cosa dovesse fare. Allora, per comprendere questo, andiamo sempre alla fonte, che è la Sacra Scrittura, naturalmente come interpretata dai Santi Padri. E allora prendiamo il Santo Vangelo di San Matteo, proprio all'inizio, la genealogia, e sapete, da Abramo, Genero Isacco, ci sono tre serie circa di, non mi ricordo più se sono 7 o 12 generazioni, poi si arriva dalla quale nacque Giuseppe, lo sposo di Maria, dalla quale nacque Gesù Cristo. Allora c'è tutta la genealogia, e poi la Madonna dalla quale nacque Gesù Cristo, se vi ricordate il Vangelo. Poi San Matteo dice: ed ecco come avvenne la nascita, e di solito le traduzioni dicono di Gesù Cristo. E in realtà, diciamo, un po' un errore grammaticale questo, secondo gli studi più accreditati, perché la traduzione esatta è: ed ecco come avvenne la nascita di Gesù come Cristo. Perché qual è il problema della genealogia? Non è il problema della verginità della Madonna, che tutti davano per scontato, anche nella famosa comunità, della Madonna Maria, da quale nasce Cristo. Però, secondo la mentalità ebraica, la genealogia, la discendenza davidica legale c'era solo per via paterna. Allora, com'è possibile che il Messia sia figlio di Davide se non c'è una qualche paternità legale che lo ricollega? Vedete, questo è il problema. Cioè, come Gesù nasce come Cristo? Vedete, ecco che vengono in mente tante esigesi pazzesche, incredibili, dove San Giuseppe, il suo dubbio rimane solo: a Dio mi perdoni se oso ripetere queste blasfemie, mi avrà tradito, non tradito, che bestemmie tremende, piccolezza di cuore, è proprio incapace di vedere un palmo, da vedere cose da tetti in su. Allora, il santo evangelista Matteo ci dice: ecco, adesso io vi spiego come Gesù, che è nato carnalmente, fisicamente dalla gloriosa beata sempre Vergine Maria, anche legalmente è il Messia, cioè anche Gesù nasce come Cristo, cioè quello che i profeti avevano annunciato. E allora la Madonna, dopo che era, diciamo, sposata San Giuseppe, allora cosa si intende sposata San Giuseppe? Sapete che il matrimonio ebraico, alcune traduzioni dicono fidanzata, è che il fidanzamento non esisteva, però perché era sposata. Però nel matrimonio ebraico c'erano due fasi principali. Una fase principale che era in cui le nozze venivano stipulate, c'era un vero e proprio contratto, però gli sposi non coabitavano, si aspettava un anno, e dopo un anno c'era lo sposo che andava a casa della sposa con gli amici a prenderlo, e così diamo anche, rivediamo un po' gli ambienti di certe parabole, le vergini che attendono lo sposo, che lo attendono, così pure le nozze di Cana. Quando c'era, diciamo, il matrimonio, poi c'erano delle feste che potevano, in base alle possibilità delle persone, durare diversi giorni, dove arrivavano tutti i parenti, tutti gli amici. E allora la Madonna Santa riceve l'annunciazione dell'angelo e si trova incinta proprio in questo anno di non coabitazione, ed era già sposata. E allora a questo punto San Giuseppe dice: cosa devo fare io? Cioè, che cosa sapeva San Giuseppe? San Giuseppe, uomo giusto, primo dote di Maria, tanto sapeva benissimo che la Madonna era innocente e che era innocente. Sapeva benissimo lui di non essere il padre, sapeva che c'era un grande mistero, allora dice: non volendo sciogliere il mistero, cioè non volendo lui investigare, decide di scomparire. Allora vedete, alcuni dicono qui: non volendo ripudiarla, no, non volendo, il verbo è sciogliere, cioè non volendo andare a investigare ulteriormente il mistero più grande di lui. E dice: chi sono io per stare vicino a questa creatura? Perché essendo giusto della giustizia del Nuovo Testamento, San Giuseppe sapeva perfettamente chi è il primo devoto di Maria, cioè sapeva chi era, e addirittura io,
mio padre putativo del figlio di Dio vicino a questa creatura scelta da Dio, percepita, io sparisco e del Signore San Giuseppe non se ne saprà più niente, eh? E diciamo, vedete, c'è alcuni che dicono decise di ripudiarlo segretamente, vedete, questa è proprio una contraddizione pazzesca, perché il ripudio, che è un atto giuridico, tutti gli atti giuridici ai tempi di Gesù dovevano essere accompagnati da due testimoni, ci voleva un libello, e quindi ripudiarla segretamente è un'assurdità giuridica, cioè lui voleva nascostamente, di nascosto, ripudiarla. Alcuni dicono, mi fa ridere un esegeta famoso, purtroppo membro della commissione pubblica adesso che è deceduto, e che diceva ripudiarla la chetichella, pensate che pubblicazioni scientifiche, c'è un atto giuridico pubblico fatta la chetichella lassù, ecco, ora vedete, volendo quindi San Giuseppe lasciare, affidare a Dio la Madonna e scomparire, e a un certo punto, mentre pensavo a queste cose, cioè vedete, il suo dubbio è: cosa devo fare io? Il dubbio di San Giuseppe, qual è la mia vocazione? E qual è la mia vocazione? A cosa mi chiama il Signore in questo momento? E stavo pensando, io scompaio. Allora vedete, perché noi sappiamo che è un dubbio sulla sua vocazione? Perché l'angelo dice, quando gli appare, con l'annuncio, non temere. E sapete che non temere è sempre la collusione di tutti i racconti di vocazione. Non temere Abramo, non temere Isacco, non temere Gedeone, non temere... Allora, non temere Giuseppe, figlio di Davide. Ecco, vedete che mi viene subito, perché è chiamato figlio di Davide? Perché è il ruolo che deve giocare. Cioè, il ruolo che deve giocare è quello di garantire anche legalmente, e non solo fisicamente, perché c'è già la Madonna fisicamente, ma anche legalmente la discendenza messianica, cioè che Gesù è il Cristo, sia nell'origine, perché il problema reale della comunità reale era come Gesù è figlio di Davide, se è nato verginalmente, cioè dopo per scontato che la nascita di Gesù è verginale, allora come figlio di Davide? È figlio di Davide perché Giuseppe, il suo ruolo era questo, però vediamo che non è solo un ruolo legale, lo dicevo già, perché bisogna dire anche questo, Allora, e poi vedete, adesso non sto a spiegare tutta la traduzione, però i motivi perché sennò qui un'omelia ci va troppo tempo. Cosa dice l'angelo? Certo, so che in lei è nato dallo Spirito Santo, cioè, perché San Giuseppe dice, io come faccio a prendere, perché la Madonna gli aveva detto, cioè guarda, è venuto l'angelo, mi ha detto questo, lo Spirito Santo è copre. Certo! Ciò che in lei viene dallo Spirito Santo, però tu la dovrai prendere in sposa e la chiamerai questo bambino Gesù, perché infatti si deve compiere il vaticinio, ecco la Vergine conceperà un figlio e lo chiameranno Emanuele, Allora vedete perché vi dicevo che il ruolo di San Giuseppe non è solo un ruolo legale, è un ruolo che deve fare assieme a Maria, poi assieme a noi, dopo vi dico anche il motivo, deve essere la prima comunità di fede del Cristo. Perché vedete, quel bambino, l'oracolo di Emanuele, no? Ecco la Vergine partoriente concepiente, e questo è il testo ebraico esatto, cioè dice, ecco, vedo, è un prodigio, dice Isaia, ricordate la casa, chiede un segno, un segno che nessun uomo può immaginare, cioè lassù nel cielo e giù o giù nell'abisso, e cioè fuori da qualunque portata umana. Iacob dice snobba Isaia, lui il Signore vi darà questo segno grande, e qui c'è la visione, ecco una Vergine concepiente partoriente. Però questo Emanuele, in questo momento che mangerà la tenuta, sarà come gli altri bambini, e poi verrà tutto il regno, tutta la profezia. Allora vedete, quel San Giuseppe che chiamerà per primo assieme alla Madonna, e poi c'è quel chiameranno, cioè che ci siamo anche noi, perché chiameranno non è il testo della Sacra Scrittura. Il testo della Scrittura è o chiamerà o chiamerai, e viene detto all'inizio dell'angelo lo chiamerà, perché c'è tantissimo chiameranno, cioè
lui assieme a San Giuseppe, primo credente, se non adoro il primo credente, quel bambino, quel verbo che ha fatto carne, quella debolezza, quel bambino che nel caso di Nazareth diceva, babbo, come si fanno a pelare i badili, e pelare i panici di badili, e questo, Gesù, San Giuseppe insegnava, come tu sei la sapienza, che hai creato tutto e chiedi a me come si piana, perché Gesù sapeva che cresceva in sapienza, tra i grazie, eccetera. Ecco, quello lì, lo chiameranno in noi, quello lì è Dio con noi, è il verbo fatto carne, cioè quella carne debole, che soggetta la sofferenza, quello in tutto simile a noi, forte nel peccato, è l'Emanuele, Dio con noi, e lo chiameranno, perché lo crederanno prima con il fuoco nel cuore e poi lo proclameranno con la bocca. Ecco, vedete, allora San Giuseppe è stato semplicemente il primo, assieme alla Madonna, è stato il primo. Qual è la grandezza di San Giuseppe? Ragazzi, sono il primo che ci ha creduto, il primo che assieme alla Madonna ha creduto in questo verbo fatto carne, nel Signore di colui che i cieli dei cieli non possono contenere, che si è nascosto nella debolezza di un bambino. Il verbo si è fatto carne, il verbo si è fatto carne, e quello è il primo devoto di Maria. E soprattutto vedete come la Madonna è il primo che si è voluto nascondere, cioè, tutto simile alla Madonna. Sapete che Monfort, quando inizia il suo trattato, è Maria la madre nascosta, alma amata nascosta, quindi i devoti di Maria, gli imitatori di Maria, si vogliono nascondere, lo vogliono scomparire. Allora vedete, per questo il Signore è benedetto, tu vuoi scomparire? No, tu sarai il santo di tutte le grazie. Ci sono tutti i santi che sono specialisti, Santa Rita di San Giuseppe da Copertino per gli studenti, Santa Polonia per i dentisti, e ogni santo la sua grazia, San Giuseppe di a tutti, patrono della buona morte, patrono della Chiesa, patrono del vento custode dei vergini, patrono delle vocazioni, le a tutti. Perché? Perché tanto si è nascosto, tanto potente. Tanto devoto di Maria, tanto potente, tanto avuto figlia, tanto potente. Ecco questo glorioso patriarca che, e poi vedete, è patrono anche della buona morte, perché è morto tra le braccia di Gesù e di Maria. E con queste sue azioni iniziali si è meritato la più bella morte che ci possa essere, la morte proprio tra le braccia di Gesù e di Maria. Cioè, quando... questo sguardo a Maria e a Gesù, soprattutto a Gesù, che nell'istante in cui cessa la visione terrena comincia la visione beatifica, che lo vede anche non solo come uomo, lo vede come verbo, questo suo figlio putativo. Vedete, allora, ecco, questa, chiediamo a San Giuseppe anche noi questa morte qui, che quando si chiuderanno gli occhi, magari ci sarà un prete, speriamo che ci sia, o qualcuno che si farà baciare nel crocifisso, che diciamo dopo, immediatamente terminata l'ultima visione dell'immagine terrena, immediatamente cominci la visione dell'immagine celeste, che San Giuseppe ci conceda questa grazia. Siamo dato Gesù Cristo.